dare una stabilità occupazionale a 21.000 lavoratori che da anni devono affidare il proprio futuro a periodici tavoli organizzativi. Ieri sera avete bocciato il nostro ordine del giorno, che andava nel senso della trasparenza, della qualità dei servizi, della dignità del lavoro e chiedeva la reinternalizzazione di questi servizi, un piano di assunzione straordinaria di questi precari e di quel personale ATA che continuate a non contemplare. Ho finito, Presidente, voteremo contro. Smettetela di dirci che l'importante sia partire e cominciare a fare qualcosa. Il purché si cominci lo dice il principiante, lo dice il cultore, lo dice l'appassionato di hobby. Voi siete il governo. Voi non soltanto avete la responsabilità di fare, voi avete il dovere di fare e bene per questo diseguale paese. E se non siete capaci, se ne traggano le dirette conseguenze. Grazie. Poiché nel corso della seduta potranno avere luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di 5 e 20 minuti previsti dall'articolo 49,5 del regolamento. È iscritta a parlare l'onorevole Palmieri. Ne ha facoltà. Grazie Presidente. Annuncio subito in premessa il voto convintamente contrario a questo provvedimento da parte del gruppo di Forza Italia. È un provvedimento, nonostante il tentativo di un abile lavoro fatto in commissione dalla relatrice Ascani e dalla Presidente Piccoli-Nardelli, però è un tentativo che non è andato a buon fine, perché questo è un provvedimento nel quale gli aspetti negativi prevalgono largamente su quelli positivi. I positivi sono pochi, già i colleghi hanno ricordato il tentativo di sanare la disparità delle graduatorie di merito per gli insegnanti delle scuole.